Gastone, artista cinematografico, artista del varieté, chanteur, diseur, danseur, frequentatore dei baltabarèn, conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fascino, il 3 ore di buon umore, di ridere, 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 pallido di cipri e di vizio, è una satira efferata al bell'attore fotogenico con punto affranto vuoto, senza orrore di se stesso. Gastone, sei del cinema il padrone. Gastone, 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 ho le donne a profusione e ne faccio collezione. Gastone, Gastone, sono sempre ricercato per le firme più bislacche, perché sono ben calzato, perché porto bene il fracche. Con la riga al pantalone, Gastone, Gastone, tante mi ripetono sei elegante, bello, ma non ho niente nel cervello, raro, io mi faccio pagar caro, specialmente alla pensione. Gastone, Gastone. Io provengo da una famiglia di inventori, di creatori, di compositori. Io stesso sono compositore del mio proprio repertorio. A me m'ha rovinato la guerra. Se non c'era la guerra, io stavo già a Londra. I londrini vanno pazzi per me. E già mi avrebbero commissionato di musicare l'orario ferroviario. E così i treni londrini sarebbero sempre arrivati in orario. Vedete questa camminata qui? L'ho inventata io. Questa cosuccia qui è mia. L'ho messa in opera quando, bevendo una tazza di latte, distrattamente mi sono bevuto un guanto bianco. Bere il latte con i guanti bianchi è pericoloso. Avrei potuto anche farlo brevettare. Bah, qualcuno l'avrebbe anche fatto. Magari sotto la dizione Made in Gastone. Mia sorella Lina è una creatrice, lo sanno tutti. È Creolina. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro. 2 cubetti di legno con un filo di ferro e un tale gli ha rubato l'idea e con il filo ha inventato la macchina per tagliare la polenta. Poi è venuto un certo Marconi che ha fatto tutto senza fili. Boh. Sia pure da inventare qualcosa per mangiare, no? Mia madre ha studiato economia, arrivando alla vetta della genialità. Era il conto di casa fatto persona. Figuratevi che io che mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone. Tone, Tone, per risparmiare il gas. Anche le mie ammiratrici mi chiamano Tone. Tone, vogliamo venire con te. Tone, vogliamo stare con te. Tone, vogliamo mangiare di te. Vogliamo mangiare pane e Tone. Pane e Tone. Io sono molto ricercato dalla questura, dalle donne che mi adorano, dai politici che mi adulano, dai colleghi del teatro comico, quelli invece mi invidiano,
per il mio modo di fare, di dire, di gestire, di interloquire, per il mio modo di vestire. Come porto il frac che io, non lo porta nessuno. Quando entro nell'alta società, apportoci quel grado di signorilità che ammancaci agli altri colleghi del teatro comico. Il frac è per me come la seconda pelle. E infatti, quando entro in un locale pubblico, la gente mica dice ecco Gastone, dice ecco il frac di Gastone. Prima viene il frac e poi vengo io. Si può dire che io sono nato con il frac. E infatti quando nacqui, mia madre mica mi ha avvolto nelle fasce. Mi ha messo indosso un fracchettino e io giravo per casa che sembravo una cornacchia. Avrete capito allora che io sono l'unico, l'inconfondibile, l'insuperabile, l'intramontabile, l'incoercibile. L'insuperabile, l'introvabile, l'invisibile, l'incontrovertibile, l'inaccessibile, l'aeromobile, l'automobile, l'incendiabile, l'ineffabile Gastone. Gastone, sei davvero un bell'adone. Gastone. Gastone, Gastone, con il guanto pendolone, me ne vado pecorone. Gastone, Gastone. Ogni cuor si accende d'arde perché ci ho gli occhioni belli, le basette alla Bonardi e i gesti alla Borelli. Misterioso come Ghione, Gastone, Gastone. Dice, solo lei mi fa felice. Gemma, ama solo la mia flemma. Rina, son per lei la cocaina, se la prende a colazione. Pensando a Gastone. Come vi dicevo, io provengo da una famiglia di inventori, di creatori. Mio cugino Gelsomino, per esempio, ha inventato il sistema per eliminare le zanzare, un aggeggino con un saltaleone che fa ps, lo mette fuori dalla finestra. E la zanzara che è in camera, sentendo ps, 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 e credendo che sia il zanzaro, esce e risolto il problema. L'altro mio cugino, Giacomino, ha inventato invece il metodo per eliminare le cimici. È un sistema alla portata di tutti, lo potete fare anche voi. Quando vi trovate una cimice per casa, invece di lasciarla ingoiare dal vostro cagnolino preferito, la prendete per un orecchio, la sbattete a gambe all'aria, le premete un ginocchio sull'addome, le fate ingurgitare un intruglio amaro e se dopo un'ora e un quarto non è ancora morta, ripetere l'operazione. Un altro mio parente ha inventato invece il sistema per eliminare i baccherozzi. Gli scarafaggi, una bottiglietta contenente un elisir, un composto di polvere di zucchero, polvere di sapone, polvere di marmo. Lo si stende per terra, arriva il baccherozzo, mangia lo zucchero, scivola sul sapone, batte la testa sul marmo. Problema risolto. Dice, solo lei mi fa felice. Gemma, ama solo la mia flemma. Rina, son per lei la cocaina, se la prende a colazione.
pensando a Gastone.